Buongiorno Alberto, ben trovato. Ciao, ciao Annalisa, un saluto anche a tutti gli ascoltatori delle Fonti TV. Allora Alberto, dato che non ci sentiamo da qualche settimana, facciamo un recap anche degli strumenti che abbiamo in portafoglio. Iniziamo dal petrolio. Sì, grazie, perché ho portato oggi proprio questa operazione, anzi questa doppia operazione sul petrolio, perché didatticamente può essere interessante per gli ascoltatori, perché è una di quelle operazioni che partite subito col piede sbagliato, cioè in perdita. Allora, cosa è successo? Dunque, innanzitutto stiamo parlando del ticker CL, quindi Petroleum Future, il mese che ho selezionato è quello di novembre. Allora, cosa è successo sul petrolio? Ho fatto una prima operazione di tipo non ribassista, quindi sono andato sempre tramite il mio metodo Theta Trading, sta a vendere delle put molto molto lontano. Ho iniziato questa operazione il 12 luglio, quindi eravamo sul grafico, allora aspetta che andiamo, ecco, eravamo qui. Quindi il setup del mio metodo mi diceva: bene, trend sui 6 mesi rialzista, titolo sopra tutte e 3 le medie che utilizzo, si può in questo caso andare a vendere put chiaramente il più lontano possibile per avere a favore le probabilità e anche il tempo. E così ho fatto. Quindi il 12 luglio sono andato a vendere 48 put, il mese è quello di novembre, e mi sono coperto con la 40 put, sempre il mese di novembre, quindi scadenza 17 ottobre. Questa operazione mi ha permesso di portare ad incassare un premio netto di circa $350 a contratto. È un'operazione, come ti dicevo, di tipo non ribassista, quindi il movimento che poteva appunto danneggiarla era un movimento ribassista, che guarda caso c'è stato ed è iniziato proprio il giorno dopo dall'ingresso. Diciamo che non è stato proprio un ingresso in posizione che possiamo definire perfetto, assolutamente. Perché? Perché il titolo, vedi, ha fatto queste 4 candele rosse consecutive ed è arrivato a perdere addirittura il 9%. Quindi in questo caso la conseguenza netta è stata che questo bull put è andato subito in sofferenza, le opzioni si sono gonfiate, sono arrivate a raddoppiare il premio che avevo incassato, quindi chiaramente in quel momento stavo accusando una perdita. Con le opzioni, per fortuna, si può aggiustare, si può intervenire per cercare o di portare in parità l'operazione o addirittura di limitare i danni. Sono andato quindi dall'altra parte a vendere delle call, visto il movimento avverso del 9%, sono andato con la stessa scadenza, la stessa distanza tra le gambe a vendere, questo l'ho fatto la settimana dopo, il 12 luglio, delle call strike 67 e mi sono coperto comprando call strike 75. In questo caso il premio circa uguale a quello del put, un pochino inferiore, $320 a contratto. Quindi adesso mi trovo con delle put vendute dove sto perdendo, perché sono ancora quasi al doppio di quelle che del premio che avevo incassato a strike 48, e delle call dove più o meno sono pari a strike 67. Attualmente il mercato è a $56, quindi abbastanza distante sia dal lato call che dal lato put. Ho ancora il tempo e le probabilità a favore, quindi se da qui alla scadenza, il 17 ottobre, il petrolio non dovesse avere grossi scossoni, c'è ancora la possibilità di portare a casa il premio di tutti e due i lati. In caso diverso, probabilmente un lato si concluderà con lo stop loss e l'altro lato invece col profitto. Però le opzioni, ecco, offrono queste possibilità di intervenire su un'operazione anche, come in questo caso, quando parte proprio decisamente male. Allora Alberto, siamo sicuramente molto interessati alla sterlina, proprio perché, come dicevamo prima, è stata una giornata molto calda sul fronte della Gran Bretagna. Tra l'altro leggevo di qualche minuto fa anche il report di Moody's, secondo il quale proprio l'elezione di Boris Johnson a primo ministro ha aperto la strada, ha alzato la probabilità che l'Unione Europea lasci, la Gran Bretagna lasci l'Unione Europea senza un accordo sulle loro future relazioni, quindi il famoso no deal. Non è un quadro molto favorevole, no, sia per loro che per noi, non solo per loro, perché quelle ripercussioni comunque si dovrebbero avvertire anche sulla vecchia Europa. Sicuramente. Alberto, quali sono i livelli che dobbiamo osservare sulla sterlina?
Allora, guardi, io sulla sterlina proprio in questi giorni ho preso un take profit. Avevo iniziato un'operazione di vendita di call, ne avevamo parlato, vado a vedere, a metà maggio. Sai che le mie operazioni sono abbastanza tranquille come time frame dai 2 ai 4 mesi, quindi a metà maggio ero andato a vendere di qui 1,3650 delle call e mi ero coperto 1,425. Avevo scelto la scadenza 6 settembre e avevo incassato circa $190 al contratto, ma in questo caso, visto che il trend ha continuato nella sua discesa e adesso appunto la sterlina parte la fiammata odierna, che però vedo che si è subito praticamente rimangiata, quindi siamo ancora sotto gli 1,25, e questo mi ha permesso di chiudere con il take profit, quindi decisamente in anticipo rispetto alla scadenza del 6 settembre, questa operazione, portando a casa come profitto circa un 6% in circa 60-70 giorni, quindi con conclusioni anticipate diciamo di circa 60 giorni rispetto alla scadenza scelta del 6 settembre. Adesso non so ancora se andrò a fare delle nuove operazioni sulla sterlina, comunque un sottostante che tengo monitorato molto molto di frequente, ed è un sottostante appunto che si presta ad operazioni ricorsive mese dopo mese, proprio perché in questi ultimi mesi e settimane l'andamento, comunque il trend, è stato abbastanza regolare e di tipo bearish, quindi un trend discendente. Vediamo adesso se con Boris le cose cambiano e riesce ad invertire il grafico. Allora, invece stai osservando anche l'oro, ma con un'operazione ribassista, giusto? Sull'oro? No, sull'oro ho un bull put in piedi. Scusa, non ribassista. Esatto, non ribassista, sì, quindi anche lì ho venduto ormai un mesetto fa, dopo il primo strappo che c'è stato dell'oro, ho venduto delle put, anche lì, adesso non ho il grafico sotto mano, comunque anche lì molto distante dal prezzo, e poi chiaramente questi ultimi movimenti decisamente rialzisti dell'oro hanno aiutato questa operazione, che già mostra circa il 70% di profitto, quindi anche l'oro è un mercato che tengo costantemente monitorato. Ultimamente diciamo l'oro nell'ultima settimana, 10 giorni, si è un po' diciamo assestato al momento, invece è diventato interessante l'argento, perché ha fatto una serie di candele verdi decisamente notevoli, e quindi sta tentando diciamo di uscire da un trend che era un trend ribassista e limitare la differenza di quotazione rispetto all'oro. Quindi anche l'argento è da seguire in queste settimane. Invece, per quanto riguarda i principali indici azionari, qual è la tua view? Allora, adesso stiamo entrando, per quanto riguarda poi gli indici statunitensi, che sono quelli che seguo di più, stiamo entrando nel periodo caldo degli earnings, quindi chiaramente i risultati operativi delle aziende, delle maggiori aziende, andranno a influire chiaramente anche sui vari indici di appartenenza. E proprio a questo proposito, Annalisa, ti segnalo per il 24, quindi domani, after market close, quindi dopo le 22 ore italiane, Facebook, gli earnings di Facebook, quindi un titolo che sicuramente pesa sull'indice, e Tesla, che però Tesla al momento dal mio punto di vista non presenta un setup particolarmente interessante, mentre invece giornata decisamente calda, anche quella del 25, quindi giovedì, dove after market close, sempre, quindi dopo le 22, abbiamo Starbucks e poi due veri e propri colossi come Amazon e Google. Quindi sicuramente gli esiti di queste trimestrali, soprattutto di come verranno accolte dal mercato, andranno poi a influire chiaramente sugli indici di appartenenza di queste aziende. Non sento più niente, ci sei ancora Annalisa? Pronto? Sì, non mi senti, Alberto? Adesso sì. Ok, dicevo, grande attenzione soprattutto sui fund, quindi. Sì, 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 beh, perché hanno comunque delle capitalizzazioni decisamente elevate e possono, a seconda di come il mercato recepisce, va a recepire gli earnings, quindi le trimestrali, possono decisamente muovere l'intero indice, proprio perché il loro peso è decisamente elevato. Quindi giornate importanti per i mercati azionari USA, sicuramente.
Bene, Alberto, ricordiamo che appunto sul sito Investire con Successo è disponibile anche un ebook gratuito. Di che cosa si tratta? È un ebook che ho scritto per aiutare i lettori a prevenire ed evitare gli errori che normalmente si commettono e che ho commesso assolutamente anch'io quando si va ad investire sui mercati. Quindi i 10 principali errori da non commettere mai come consigli per traders ed investitori. Un ebook di circa 60 pagine è disponibile sul sito www.investireconsuccesso.com. Risorse gratuite e appunto consiglio la lettura perché potrebbe prevenire, aiutare a prevenire magari certi piccoli disastri che si possono commettere sui mercati finanziari. Bene, Alberto, grazie di essere stato con noi anche questa settimana. Appuntamento a martedì prossimo. Benissimo, perfetto, grazie a te Annalisa e a tutti gli ascoltatori. Grazie, Alberto.